Abifondo Edotempia nasce ben 34 anni fa, nel 1981, a seguito di un grave lutto avvenuto nella mia famiglia, la morte di mio zio Edo a soli 35 anni per un melanoma. Rappresenta una grande testimonianza di elaborazione del lutto, di come da un evento tragico e doloroso si possa costruire qualcosa di buono e di positivo per gli altri. Infatti il Fondo Edotempia nasce da una volontà del nonno di esaudire un desiderio dello zio, che era proprio quello di fare qualcosa per gli altri. Il Fondo Edotempia nasce nell'81 come associazione di volontariato e nel 2005 si trasforma anche in Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta per la cura e la ricerca oncologica. Noi della Fondazione Tempia crediamo che insieme si possa essere più forti, non solo per sconfiggere il cancro, ma per realizzare tutti quei progetti e programmi fondamentali per la prevenzione, per la cura e l'assistenza. Il laboratorio di farmacogenomica e quello di oncologia molecolare rappresentano una realtà molto importante per il nostro territorio. Una realtà unica. Possiedono delle apparecchiature all'avanguardia, collaborando con vari istituti di ricerca a livello nazionale e internazionale. Ogni anno circa 100.000 persone beneficiano direttamente e indirettamente dei nostri servizi. Un grandissimo risultato, grazie al lavoro di tutti e grazie all'attività che la Fondazione porta ogni giorno sul territorio. Le visite di prevenzione primaria della Fondazione Edo ed Elvo Tempia sono fondamentali. Il melanoma è una malattia che spaventa. Il melanoma ha preso per tempo, la guarigione è prossima al 100%. Le visite ginecologiche accompagnano lo screening del Pap test. Pertanto la Fondazione Edo ed Elvo Tempia accompagna lo screening tutto il distretto ginecologico femminile. Le visite senologiche della Fondazione Edo ed Elvo Tempia sono informative, sono educative. Mettono la donna nella consapevolezza di tutto ciò che può ricevere gratuitamente sul territorio grazie alle attività della Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Durante le visite urologiche viene sempre proposto l'esame del PSA. Lo screening mammografico ha ampiamente dimostrato che le donne che si sottopongono regolarmente all'esame strumentale mammografico hanno un'aspettativa di vita più lunga. Visita otorino-laringoiatriche. Lo screening dei tumori del colon e retto è fondamentale, salva la vita.
Esame citologico. L'esame del pap test è un esame straconosciuto cui tutte le donne si affidano. Evoluzione naturale dell'esame della citologia è l'HPV. Si è scoperto che la stragrande maggioranza di tumori, quasi il 70% di questi, inizia da un'infezione di questo papilloma virus. Lo screening prevede attualmente l'analisi dell'HPV, un'analisi che viene fatta una volta ogni 5 anni e non più 3. La Fondazione Elio del Votempi, in collaborazione sempre con la Regione Piemonte, è protagonista di questa rivoluzione dello screening della citologia. Oltre al supporto psico-oncologico, un altro aspetto fondamentale è il fine vita, cioè la fase terminale del paziente, la fase in cui abbiamo perso la prima battaglia della terapia attiva e ci accingiamo a accompagnare il paziente nella sua fase terminale, la fase ultima. Quella fase forse più importante per garantire la dignità di quella vita che si è spesa e che deve essere accompagnata con tutti gli strumenti, tutti i mezzi, quindi con tutto il supporto e l'attenzione necessaria. Nel 1998 il Fondo dei Tempi ha sperimentato il primo progetto di cure palliative domiciliari con un'equipe interdisciplinare composta da medici, infermieri, psicologi e fisiatri che andavano a casa dei pazienti e dei loro familiari proprio per garantire la terapia del dolore e il supporto nella fase terminale del paziente. Dall'esperienza positiva e proficua con l'AS di Biella nell'ambito delle cure palliative domiciliari per il biellese, Elio Tempia ci ha lasciato una grande eredità progettuale dopo la sua morte, estende il servizio per l'area del Vercellese. E così nel 2009 siamo riusciti a realizzare questo grande desiderio di Elio Tempia. In collaborazione con l'AS di Vercelli è partito il primo servizio di cure palliative domiciliari per l'area del Vercellese. Nel 2010, infine, c'è stato un importante riconoscimento, l'intitolazione dell'Hospice Gattinara a Elio del Votempi. Con i nostri medici, i nostri psicologi e i nostri volontari siamo dentro l'hospice ogni giorno, a sostenere e a supportare i familiari e i loro pazienti in questo cammino difficile del fine vita, cercando di garantire quella dignità necessaria e fondamentale. Oltre ai nostri programmi di prevenzione secondaria, in particolare gli ambulatori di diagnosi precoce e gli screening regionali, un'altra attività molto importante è la prevenzione primaria, cioè gli stili di vita. Iniziative e progetti rivolti all'alimentazione, al fumo, all'attività fisica, proprio per cercare di educare, di insegnare quali possono essere gli stili di vita che ci possono permettere di ridurre o abbattere i fattori di rischio oncologici. La vera anima del fondo sono i volontari. Senza l'aiuto dei nostri volontari non potremmo organizzare le tante attività che svolgiamo con la stessa efficacia ed efficienza. Vorrei ricordare questa immagine alla quale sono molto molto affezionata, che ritrae il nonno insieme a una carissima amica e sostenitrice del fondo, una signora che ogni mese donava 10.000 lire dalla sua pensione per poter sostenere le nostre attività. Questa goccia rappresenta la linfa vitale per la nostra battaglia tutti insieme contro il cancro. Abbiamo un centro di ascolto psico-oncologico a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie. I
centro di ascolto psicologico del Fondo Edotempia nasce intorno alla metà degli anni 90 con l'intento di prendersi cura delle persone colpite direttamente o indirettamente dalla patologia oncologica, considerandone quindi non solo gli aspetti organici, ma tenendo in considerazione tutte le implicazioni psicosociali. Molta strada è stata fatta da allora ed oggi il Fondo Edotempia offre un ampio ventaglio di interventi a sostegno della persona, con la consapevolezza che ciascuno è portatore di bisogni e complessità differenti. L'attività clinica si articola quindi in colloqui di sostegno psicologico, psicoterapie brevi, counseling, un laboratorio di arte terapia ed uno di musicoterapia, ascolto psicologico telefonico, percorsi di elaborazione al lutto anche attraverso gruppi di auto-mutuo aiuto e attività psicoriabilitative. In ultimo vorrei ricordare l'attività di ricerca in psiconcologia, svolta attraverso la collaborazione con prestigiose università e strutture ospedaliere con importanti pubblicazioni in riviste scientifiche. Un'altra delle attività fondamentali e importanti del Fondo Edotempia è il supporto alla sanità pubblica. Da 1981 siamo al fianco delle ASL e degli ospedali, sostenendoli con medici, infermieri, psicologi, personale medico sanitario, al fine di garantire la qualità e la continuità dei servizi di cura, di diagnosi e di ricerca, per dare un contributo in più nella lotta contro il cancro. Il progetto Bambini del Fondo Edotempia si rivolge alle famiglie colpite dalla malattia oncologica del proprio figlio o di un genitore. Supporta bambini e ragazzi attraverso percorsi educativi, percorsi di arte terapia per l'elaborazione della malattia del lutto, progetti di psicomotricità a scuola, gruppi di yoga e trasporti. Supporta i genitori offrendo loro uno spazio di ascolto psicologico. Questi servizi sono gratuiti e sono realizzati in collaborazione con l'ASL di Biella, con l'ospedale, con i servizi sociali, con enti e associazioni che sul territorio si occupano di minori e di famiglie. Sono oltre 34 anni che la Fondazione Tempia è presente sul territorio per la lotta contro il cancro. 34 anni di storie, di passione, di progetti, di programmi. Dalla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, dagli screening mammografico, cictologico e del colonretto, alla ricerca scientifica, all'oncologia molecolare, per passare alle cure palliative e alla psiconcologia, la Fondazione Tempia è presente a fianco delle famiglie e dei pazienti, cercando di migliorare il programma regionale oncologico. Dal 2004 ad oggi sono stati raccolti e investiti nei programmi di cura, prevenzione e ricerca oltre 20 milioni di euro. Tutto questo grazie alle istituzioni, ai cittadini, alle persone comuni che credono nella nostra mission. Ogni giorno toccano con mano i nostri servizi, i nostri progetti, i programmi e si rendono conto di quanto sia importante e fondamentale garantire la qualità di vita, la qualità di cura e di terapia per i pazienti oncologici, ma non solo, anche delle loro famiglie e delle persone che hanno a che fare con la malattia oncologica. Tutto questo si realizza grazie al lavoro quotidiano dei nostri volontari, dei nostri professionisti, ma soprattutto grazie alla generosità dei cittadini. Per mezzo del 5 per 1000, delle donazioni, delle offerte, dei lasciti testamentari, tutti quanti possono sostenerci, possono continuare a credere nell'idea di Edotempia, a fare qualcosa per i pazienti e per i malati.
fare qualcosa soprattutto per il futuro, un futuro liberi dal cancro. Questa goccia rappresenta la linfa vitale per la nostra battaglia tutti insieme contro il cancro.